Allora, buonasera, siamo giunti a un nuovo appuntamento dei giovedì filatelici organizzati dai CPM, CIFO e CIFT. La conferenza di questa sera è organizzata dai CPM, Associazione Italiana Collezionisti di Posta Militare, in collaborazione con ASPOT, Associazione di Storia Postale della Toscana. Il relatore è Sergio Leali, che ci intratterrà sul tema il servizio postale e sanitario dell'Armata Toscana nella battaglia di Curtatone e Montanara. La conferenza affronterà la partecipazione delle truppe toscane alla guerra del 1848, con particolare riguardo agli avvenimenti storici che sono culminati nella battaglia del 29 di maggio e all'organizzazione del servizio postale, soffermandosi specificamente sui tipi di bolli apposti sulla corrispondenza prima e dopo la battaglia. L'illustrazione poi si concluderà con alcune brevi notizie di carattere sanitario, basandosi su quanto narrato dal chirurgo in capo delle truppe toscane, che era Ferdinando Zannetti. Sergio Leali è socio di ICPM di ASPOT, si dedica da oltre 60 anni alla storia postale, con particolare attenzione per quella della provincia di Mantova. Ha iniziato appassionandosi della prefilatelia dal 400 in poi, successivamente ha ampliato i propri interessi collezionando il Lombardo-Veneto, la storia postale militare delle guerre di successione del 700, di quelle napoleoniche, risorgimentali, nonché della Prima Guerra Mondiale. Ha inoltre coltivato anche altri settori collezionistici, come collettorie, numerali, provvisori, grafici, bolli sardo-italiani, e si è anche dedicato in alcune occasioni alla filateria tematica. Ha partecipato a numerose esposizioni nazionali e internazionali, ottenendo prestigiosi risultati, e ha pubblicato studi su diversi uffici postali della provincia di Mantova e anche numerosi articoli, alcuni volumi di storia e di storia postale. Uno di questi è dedicato proprio alla battaglia di Curtatone e Montanara, cioè il tema di questa sera. Qualche anno fa ha pubblicato insieme a un'amica romana il volume dei Itinere Epistule, dedicato alla storia postale al tempo dell'antica Roma. Do quindi la parola a Sergio Leali per questa interessante conferenza sul servizio postale sanitario dell'Armata Toscana nella battaglia di Curtatone e Montanara. Prego, Sergio. Grazie. Una buona sera a tutti e grazie per l'attenzione e la Se pazienza che condividi avrete ad anche le slide, ascoltare così a quel punto puoi iniziare a condividere. questa mia relazione. Si vede? Perfetto, le mettiamo in modalità di presentazione. Ecco, perfetto. Inizio questa conversazione riferendo alcune notizie di carattere storico riguardanti la partecipazione del Granducato di Toscana alla guerra che si svolse nella primavera del 1848, in particolare nel territorio mantovano. Approfondirò successivamente il servizio postale delle truppe. Fra i vari stati italiani che accorsero nelle terre di Lombardia, quelle che più di tutti contribuirono furono quelle del Granducato di Toscana, di Leopoldo II, il quale mise a disposizione poco più di 3.000 regolari, altrettanti volontari, ai quali si aggiunsero successivamente gli studenti, o meglio gli scolari, come allora erano definiti i giovani che frequentavano le università di Pisa e di Siena. I cittadini del Granducato di Toscana, alle notizie provenienti dal vicino Stato Pontificio sul nuovo corso liberale instaurato da Papa Pio IX, entrarono in grande fermento, tanto che il 4 settembre 1847 il Granduca fu invogliato a emanare un motu proprio con il quale istituiva la Guardia Civica. Vediamo qui le divise della Guardia Civica e il motto proprio con il quale era stata istituita. Qualche giorno dopo, il 12 settembre, si svolse una manifestazione popolare alla quale aderì un gran numero di cittadini, tanto che Leopoldo II si rivolse ai sudditi
ringraziandoli per l'affetto e la stima che dimostravano nei suoi confronti. Il Granduca dispose quindi un incremento dell'organico dell'esercito e, nonostante che le finanze non fossero proprio rosee, chiese alla Francia alcune migliaia di fucili più efficienti di quelli in dotazione al proprio esercito e fece pure ammodernare e incrementare il parco dell'artiglieria. Le rivoluzioni scoppiate all'inizio del 1848 in varie parti d'Europa, in particolare a Vienna e in Ungheria, accesero ancora di più gli animi dei toscani, tanto che il Granduca si vide quasi costretto ad inviare truppe in Lombardia a sostegno di quelle di Re Carlo Alberto, che aveva dichiarato guerra all'Austria il 23 di marzo, e ad altre truppe di volontari che provenivano da qualsiasi parte d'Italia. In precedenza, l'8 marzo, 48, ovviamente, in previsione della partecipazione alla guerra, Leopoldo aveva ordinato la mobilitazione anche della riserva della Guardia Civica con una notificazione che vediamo qui nella slide. Con un decreto del 26 marzo, il Granduca ordinò anche la formazione di campi militari a Pistoia e a Pietrasanta, nei quali stavano per concentrarsi le truppe regolari e volontari civici. Le notizie provenienti dalla Lombardia, in particolare quelle riguardanti le 5 giornate di Milano, convinsero Leopoldo II ad accelerare le cose e ad inviare le milizie, alcuni corpi di milizie regolari e volontari che si sarebbero unite poi a quelle sarde e pontificie che già stavano dirigendosi verso le nostre terre. Lo fece con un decreto del 29 marzo, che vediamo qui nella slide, quindi una settimana dopo la dichiarazione di guerra da parte di Carlo Alberto. Partirono subito 2 compagnie del secondo reggimento di linea Reale Leopoldo, un reparto di artiglieria e 2 battaglioni di volontari guidati dal tenente generale Ulisse d'Arco Ferrari, che era stato designato come comandante della spedizione. C'è da notare che Ulisse d'Arco Ferrari non entrò mai nelle simpatie dei militi, tanto che lo soprannominarono Napoleone, e lo vedremo anche successivamente in un disegno nel quale era raffigurato il suo quartier generale. Nelle slide che vediamo sono dei disegni fatti da Quinto Cenni e raffigurano le uniformi delle principali milizie toscane che parteciparono alla guerra. A proposito, i volontari avevano una croce sul petto, come questa che ho io. Altre truppe regolari e volontarie si misero in cammino verso la metà di aprile da Livorno e da altre località della Toscana, che erano sorte spontaneamente e che avevano un grande entusiasmo a partecipare a questa avventura. Numerosi volontari partirono senza una divisa comune, con armi spesso antiquate, con fucili da caccia, quello che riuscivano a raccogliere, con pochissime munizioni. Molti addirittura si pagarono di tasca propria una divisa che assomigliasse in qualche modo a quella regolamentare. Durante il cammino verso la Lombardia, i militi scrivevano quasi quotidianamente a casa ai familiari, informandoli del loro stato di salute, delle entusiastiche accoglienze che le popolazioni riservavano loro, e spesso riportavano anche notizie di carattere militare. Mostro qui 2 lettere, in partenza una
da Pontremoli il 5 di aprile, quindi poco più di 10 giorni dopo della loro partenza. Vediamo che è timbrata con il bollo di Pontremoli a due cerchi e in basso a sinistra il mittente scrisse dalla divisione Livornese Bartolomei. In un'altra lettera, che vediamo sulla destra, fu spedita il 15 di aprile da Reggio Emilia ed era indirizzata a Livorno. Sono documenti molto interessanti anche per quanto è contenuto nella descrizione. La dimostrazione di come i toscani si sentissero coinvolti in questa guerra ci deriva dal fatto che in varie località si diede vita ad una sottoscrizione per reperire fondi per gli armamenti e per i militi stessi. In una relazione del 9 di maggio, inviata da re Carlo Alberto da Ulisse d'Arco Ferrari, risulta che ai suoi ordini vi erano 7.700 trafanti civici e militi volontari, cacciatori a cavallo, cannonieri guardiacoste, cannonieri di linea e trainatori. In tutto erano dotati di 6 cannoni non del tutto efficienti, 2 obici e 10 cassoni di munizioni. Queste truppe erano dislocate in varie località del Mantovano, non molto distanti da Curtatone e da Montanara. Per vari motivi, non tutti i volontari raggiunsero il Mantovano. Molti, infatti, abbandonarono l'impresa durante il cammino. Alcuni sollecitati dalle famiglie a tornarsene a casa, altri per ragioni di salute, altri perché non riuscivano a sopportare le fatiche alle quali erano continuamente sottoposti e non erano certamente abituati. A tutti veniva rilasciato un congedo e un foglio di via che dovevano mostrare nelle località che essi attraversavano. Vediamo questo documento rilasciato a Rivalta, che è un paese a circa 3 chilometri da Grazie da Curtatone, il 21 maggio 48, ad un milite al quale era stato concesso il congedo. Su questo documento vediamo il bollo del commissario di guerra toscano e molti altri bolli delle località, dei comuni che erano attraversati. Come si è accennato, tra i volontari vi erano anche un certo numero di studenti. All'inizio erano 420-425, che mano a mano si ridusse. Già il 22 di dicembre si avevano dato vita alla Guardia Universitaria. Erano dotati anche di un simpatico bollo ovale, con la dicitura Battaglione Universitario Toscano e al centro portava un angioletto ad ali spiegate. Lo vediamo apposto qui su un certificato rilasciato dal maggiore comandante, che era un professore delle università, Ottaviano Mossotti, e su un'altra lettera molto molto rara indirizzata a Reggio di Modena. Su una lettera spedita dalle Grazie, ove erano quartierati gli universitari, compare anche la dicitura dal Battaglione Universitario Toscano. Questa lettera, come vediamo, ha due bolli dei quali parleremo successivamente. Da notare che ai comandi di Ulisse d'Arco Ferrari vi erano pure le truppe napoletane abruzzesi o come alcuni le definiscono duo siciliane, composte anch'esse da volontari e da regolari, fatte convergere in un primo momento verso Goito, dove era quartierato l'esercito di Re Carlo Alberto. Successivamente esse si unirono a quelle toscane a Curtatone, Montanara e a San Silvestro. Questo territorio però costituiva un punto debole per le truppe, in quanto la
posizione logistica era alquanto infelice, infatti alle spalle dei militi vi era un fiumiciattolo, l'Osone, le cui sponde erano unite da due piccoli ponti che consentivano sì un passaggio per le truppe in ritirata, un'eventuale ritirata, ma costituivano anche una strettoia che avrebbe potuto provocare panico fra le truppe in ritirata, come del resto avvenne nella giornata del 29 maggio. Il quartier generale all'inizio si trovava a Castelluccio, che è un paese a circa 3 chilometri da Grazie e da Curtatone. A Grazie fu trasferito ai primi di maggio. Vediamo in un disegno. No, vediamo qui dove erano dislocati i vari corpi. Alle Grazie c'era il quartier generale, a Curtatone c'erano in prevalenza i toscani, a Montanara i napoletani e a San Silvestro un po' di tutti. Però vi erano altre località come a Castelluccio nelle quali c'erano dei reparti di riserva, diciamo. Nel disegno che mostro, ecco, questo disegno fu realizzato da un volontario che spedì a casa assieme ad una lettera. In questo disegno era raffigurato il quartier generale delle Grazie. In alto è il santuario di Santa Maria delle Grazie. Ad ogni edificio corrisponde un ben determinato ufficio praticamente. Al numero uno, che è quello lì in basso, magari al numero uno vicino al cerchio rosso, c'era il quartiere di Napoleone. Al numero sette, che ho cerchiato in rosso, vi erano le poste. Al numero sei, che è praticamente quello centrale, vi erano gli universitari. Al numero 4 vi erano i cavalli da treno e i cannoni, e vi erano anche ben tre osterie, molto frequentate dagli studenti in particolare. Accenno ora brevemente ai principali fatti d'arme che videro protagoniste le truppe toscane e tuo siciliane. I primi scontri avvennero il 26 di aprile. Fu una scaramuccia più che altro. Molto più importanti furono quelle del 3 e 4 maggio e del 10, 13 e 14 maggio. Al termine di tutti questi scontri, le truppe austriache furono costrette a ripiegare nella fortezza di Mantova. Seguirono poi alcuni giorni di tregua fino al 29 di maggio, quando venne la famosa battaglia. In questo schizzo, noi vediamo, nello schizzo precedente, come erano dislocate le truppe, mentre in questo disegno sono raffigurate le posizioni e le ho contraddistinte col tricolore, quelle tosco duo siciliane e quelle in giallo, le truppe austriache che uscivano da Mantova. Mantova risulta essere quella macchia scura sulla destra. Alle prime luci dell'alba del 29 di maggio, le truppe di Radetzky uscirono da Mantova, non tutte assieme, ma a corpi separati di circa mezz'ora distanti uno dall'altro. Uscirono dalla città con l'intento di prendere alle spalle l'esercito di Carlo Alberto che era dislocato alle Grazie, ma incontrarono una forte resistenza per circa 8 ore da parte delle truppe toscane e due siciliane. Questa resistenza consentì all'esercito sardo di far convergere a Goito le proprie truppe e di preparare una controffensiva che avvenne il giorno successivo,
con una clamorosa e inaspettata vittoria sull'esercito austriaco che ripiegò in gran fretta di nuovo in città. In questa mappa è raffigurata dalle 9 alle 11 le posizioni dei vari corpi. Qui vediamo un momento della battaglia di Curtatone, vediamo il Fiumiciattolo sulla sinistra e alcune abitazioni e costruzioni che esistono tuttora. In questo successivo, invece, lo vediamo alle 6 del pomeriggio. Praticamente le truppe tosco-duo-siciliane sono in ritirata, mentre le truppe austriache stanno occupando tutti i posti. Nella tabella successiva, noi vediamo che non tutte le truppe erano dislocate a Curtatone, Montanara e San Silvestro, ma vi erano anche in altre località, come Goito, Castellucchio, Rivalta, Sacca, al bivio di Pragazzolde e Goito e San Martino d'Allargine. Come dicevo, erano praticamente delle riserve. Come delle riserve erano anche gli universitari che fino circa alle 13 non furono chiamati a combattere, nonostante loro premessero per entrare in guerra, in battaglia. Nel tardo pomeriggio l'esercito comandato da Cesare De Rogé, che aveva sostituito Ulisse d'Arco Ferrari il giorno 26, che Ulisse d'Arco Ferrari era stato richiamato in patria perché insomma le truppe le aveva contro. Il generale fu costretto alla ritirata, il generale Cesare De Rogé fu costretto alla ritirata verso i paesi dell'Alto Mantovano, del Bresciano e nella stessa città di Brescia, dove i reduci si fermarono alcuni giorni prima di essere mandati a casa. Non tutti i reduci però se ne tornarono in patria. Infatti, alcuni si diressero verso Venezia, altri nel Canton Ticino e Altonale per unirsi alle truppe di Garibaldi quelle che andavano verso Venezia dovevano unirsi alle truppe sarde, mentre quelle verso il Tonale e al Ticino volevano unirsi alle truppe di Garibaldi che era in procinto di partire per la Sicilia. Il 9 giugno De Logier decise di fondere i restanti pochi reduci in due compagnie in modo da formare una divisione, ma nei giorni successivi furono tante richieste di congedo ed defezioni, tanto che il 18 successivo fu costretto a far tornare a casa tutti i suoi soldati. Il 9 agosto Carlo Caniera di Salasco e il suo omologo austriaco Hess firmarono un armistizio, decretando così la fine temporanea delle ostilità che ripresero l'anno successivo con la disfatta dell'esercito sardo a Novara. E termino qui la prima parte della relazione e inizio a parlare dell'argomento che maggiormente ci interessa, è quello riguardante il servizio postale delle truppe toscane. Come si è detto, già dalla fine di marzo, i primi contingenti di volontari e le truppe di linea si mossero da varie località del Granducato e ad esse si aggiunsero poi gli universitari pisani e sanesi, come dicevano allora. Iniziò fin da subito un fitto scambio di corrispondenza fra militi e le loro famiglie e viceversa. Il 23 marzo il soprintendente delle poste toscane, Pistoi, emanò le prime disposizioni riguardanti il servizio postale. In particolare, in una lettera che lui inviò al direttore dell'ufficio postale di Pietrasanta, dove stavano dirigendosi numerose truppe, cito questa
quello che lui ha scritto, a voler usare la conveniente attenzione perché le corrispondenze che i volontari in queste circostanze facevano fluire in buon numero il codesto ufficio siano recapitate con precisione. Qualche giorno dopo, Pistoi fornì anche disposizioni riguardanti le tariffe che prevedevano la concessione della franchigia solamente alle lettere dirette ai militari, mentre quelle da loro spedite a casa o ad amici dovevano essere trattate come se fossero state spedite dall'interno del Granducato. Disponeva pure che fosse riservata una corsia preferenziale in modo che, da assicurare l'inoltro da e ai militi in brevissimo tempo. Infatti si può constatare che dalla data di spedizione della lettera di una lettera a quella di arrivo in qualunque località della Toscana non trascorrevano che 2 o 3 giorni. Per usufruire però della franchigia e dell'agevolazione si sarebbero dovuti indicare sul frontespizio delle lettere, ovviamente, la divisione o la compagnia o la colonna di appartenenza del milite. A tale disposizione però i mittenti non sempre si adeguavano, ma i funzionari postali, sapendo da chi erano spedite le lettere e a chi erano indirizzate, provvedevano di loro iniziativa ad applicare le agevolazioni. Mostro quindi alcune lettere dei primi giorni. Questa è una lettera spedita da Pietrasanta il giorno 24 marzo. Fu spedita da Giovanni Capei, uno dei personaggi più famosi che fu fatto prigioniero, il 24 di marzo, e per dare maggiore importanza alla lettera scrisse di premura un'altra lettera in partenza da Pontremoli il giorno 3 aprile, giunse a destinazione 3 giorni dopo, porta anch'essa il bollo di posta civile, in quanto non erano ancora entrate in vigore le disposizioni. Sempre da Pontremoli vediamo un'altra lettera indirizzata a Livorno. Fu scritta da Enrico Maier, uno dei personaggi più famosi della spedizione, e in basso a sinistra scrisse dalla divisione livornese Bartolomei. Scriveva praticamente 1 o 2 volte al giorno ai familiari, oltre alle lettere che doveva spedire per il suo incarico di maggiore. In un'altra lettera vediamo il timbro di Fivizzano, che fu spedito anche questo da Capei, Giovanni Capei. Erano due fratelli, i quali presero parte entrambi alla battaglia e alla guerra. Mostro anche 2 lettere che invece erano dirette al quartier generale toscano. Furono inviate tutte e due ad un veterinario presso il quartier generale. Questa che vediamo era indirizzata al quartier generale di Castellucchio, la successiva invece alle Grazie. Quando i primi giorni di aprile le truppe toscane giunsero al confine con il Modenese, tra il governo toscano e quello del duca di Modena, Francesco V, furono firmati degli accordi che contemplavano più o meno le stesse agevolazioni già in atto nel Granducato. Tra l'altro prevedevano anche che le lettere fossero consegnate franche e spedite dagli uffici postali del Modenese a Firenze in un piego a parte. La direzione delle poste stensi ogni fine mese avrebbe dovuto inviare il conteggio delle lettere spedite dal Ducato al fine di ricevere il rimborso delle tasse postali. Negli accordi inoltre si assicurava che sarebbero stati consegnati giornalmente ai corrieri lombardi pacchi e corrispondenze dirette ai militi toscani e
che dovevano essere consegnate al quartier generale in qualunque località esso si trovasse. Delle agevolazioni relative alla franchigia postale avrebbero goduto anche le lettere in partenza, oltre che per l'esercito toscano, anche quelli del Regno di Sardegna e degli altri stati italiani che avevano preso parte o prendevano parte alla guerra. Dopo tali accordi, l'organizzazione per l'inoltro della corrispondenza migliorò notevolmente. Si stabilì anche che la posta in arrivo a Firenze, prima di essere inoltrata a destinazione, fosse contraddistinta da un bollo particolare, il famoso bollo a cuore Firenze 6, scusate. In questo modo si sarebbe potuto meglio controllare a quali lettere spettassero effettivamente la franchigia e le altre agevolazioni fino al confine toscano, e di conseguenza contabilizzare con precisione quanto doveva essere rimborsato alla posta modenese. È da rilevare che la partecipazione alla guerra del Granducato fu improvvisata e organizzata in breve tempo, e pertanto anche il servizio postale ne risentì, tanto che non fu in grado di allestire un bollo apposito per le truppe, come invece era già avvenuto nelle guerre del Settecento, dall'inizio del Settecento, nel periodo napoleonico e in altre guerre non in Italia. Si riesumò quindi un vecchio dromedario, il famoso cuore Firenze 6, risalente addirittura all'epoca napoleonica. Il perché proprio di questo numero 6 non è noto, con precisione dato che a tutt'oggi non sono stati trovati dei documenti che ne attestino il significato. Si sono fatte varie ipotesi, una che il numero 6 indicasse il giorno 6 aprile nel quale si emanarono le prime disposizioni. Altri ritengono che forse si riferisse al numero dei corpi dell'Armata Toscana, truppe di linea, volontari civici fiorentini, livornesi, lucchesi, Pisano Sanesi e Battaglione Universitario, oppure dato che il numero di direttori degli uffici di arrivo e di partenza e incaricati delle staffette era di 5, si potrebbe pensare che le lettere provenienti dai militi e quindi in corso particolare avessero in dotazione questo bollo, ma è una pura supposizione. Infine, il 6 potrebbe riferirsi agli altrettanti compartimenti postali nei quali era divisa allora la Toscana, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Siena. Ma tutte queste sono supposizioni che non hanno una certezza. Si può addirittura pensare che la scelta sia stata casuale, ossia che si sia utilizzato il primo bollo che è capitato tra le mani dell'incaricato. È da notare che tre sono i tipi di bollo Firenze 6 utilizzati. Anche se sono molto simili, si notano le differenze. Vediamo una delle prime lettere sulle quali fu apposto il bollo. Essa partì da Mirandola. Mirandola è un paese del Modenese e ricevette il bollo postale Mirandola e a Firenze il Firenze 6. Fu spedita il giorno 12 aprile ed arrivò il 15 aprile come atteste il bollo al posto al retro. Il mittente scrisse anche praticamente il suo indirizzo, Ludovico Benini della seconda colonna mobile del secondo battaglione, seconda compagnia. La lettera risulta tassata per due grazie corrispondenti al porto per l'interno del Granducato. Il 6 maggio giunse al quartier generale toscano, che allora aveva ancora sede a Castelluccio, Carlo Allodi, già ufficiale postale della soprintendenza di Firenze con l'incarico di coordinare il servizio.
Nei giorni successivi il quartier generale spostato alle Grazie e qui vediamo, contornato in rosso, dove era l'ufficio della posta. Ma nello stesso vediamo anche una lettera spedita dal quartier generale, come indicato nella parte superiore della lettera. Quasi contemporaneamente ad Allodi giunse a Grazie anche il ministro della guerra, Don Neri Corsini, per cercare di migliorare l'organizzazione dei vari corpi e dei servizi destinati a tutti i militi. Fu emesso anche un ordine del giorno nel quale si rilevava e si constatava, fra l'altro, che le lettere giungevano quasi giornalmente da e al campo e per una migliore organizzazione ribadeva l'obbligo di indicare il battaglione o la compagnia o la colonna del destinatario. Proprio in quei giorni fece la propria comparsa un nuovo bollo, il bollo Firenze C. Anche il significato della C non è noto. Sembra che si volesse significare campo toscano. Certamente questi bolli sono due tipi diversi, furono realizzati appositamente, in quanto non risulta che in precedenza un simile bollo sia mai stato usato nel Granducato. Mostro alcune lettere che riportano questo bollo. Questa è una, secondo me, una delle primissime lettere spedite. Infatti fu spedita il 10 di maggio e giunse il giorno 13 a Livorno. Un'altra lettera, sempre spedita da Montanara, spedita a Livorno sempre da Maier, e giunse il giorno 15 di maggio. Un'altra lettera. Vediamo, questa fu spedita sempre da Capei dal campo toscano, come risulta scritto dal volontario, milite volontario campo toscano, fu spedita da Montanara l'11 del 5 e fu recapitata 2 giorni dopo, il 13 a Firenze. Un'altra lettera, spedita il 20 maggio da Grazie per Cunigliano, Pisa per Cunigliana riporta il bollo Firenze C e il bollo accessorio SV. Anche del significato del bollo accessorio SV non si ha la certezza. Alcuni ritengono che volesse significare servizio veloce, altri staffetta veloce. Come è noto, il 29 maggio ebbe luogo la famosa battaglia con la tragica ritirata delle truppe toscane e duo siciliane. La notizia però della sconfitta non lasciò indifferente il Granduca, tanto che il suo governo, con grande celerità, dispose che tutta la corrispondenza proveniente dal campo fosse considerata franca e per evidenziare ciò dispose l'utilizzazione del bollo circolare con la dicitura PD Firenze. Sappiamo che le lettere PD, P e D stavano a significare porto pagato fino a destinazione. Sicuramente fra le prime lettere è quella che vediamo adesso, quella spedita da Guidizzolo il giorno 31 di maggio, quindi 2 giorni dopo la battaglia, e giunse a Firenze il giorno 2. Venne apposto appunto questo bollo PD circolare. Un'altra lettera fu spedita da Montechiaro, oggi è Montichiari, e diretta a Pisa. Sul frontespizio furono apposti i due bolli PD Firenze e SV. Il mittente manoscrisse dal campo toscano in Lombardia. E per evidenziare che la lettera doveva essere considerata franca, egli tracciò una barra come
era sempre avvenuto in precedenza per indicare la franchigia. Un'altra lettera, molto simile, spedita il 5 giugno da Montichiari, diretta a Firenze per Campi, fu scritta dal Carlo Livi, sergente nel battaglione universitario. Anche questo sergente appose questa barra in diagonale. Il bollo PD Firenze rimase in uso fino al 10 di giugno. Da quella data in poi riprese l'utilizzo del bollo Firenze C e le corrispondenze furono trattate secondo l'ordinario. Questa lettera, datata 8 giugno, fu spedita da Brescia per noi e per noi il paradiso, come c'è scritto all'interno. Era diretta a Livorno, dove giunse il giorno 12, come testimonia il bollo sul retro. A Firenze, dove era transitata, fu impresso nuovamente il bollo Firenze C, reca inoltre la dicitura mite volontario. Dei circa 400 reduci che si erano radunati a Brescia, 260, come avevo detto in precedenza, decisero di partire verso Venezia, verso il passo del Tonale, il Canton Ticino. Vediamo qui alcune lettere spedite in quel periodo da questi territori. Questa lettera venne spedita da Lecco l'8 di luglio, il 7 di luglio, scritto il 7 di luglio, reca il bollo della posta civile 8 luglio e il bollo accessorio Franca Frontiere. A Firenze fu posto il bollo Firenze C e anche questa, dato che era franca, reca la barra diagonale. Il mittente scrisse anche dal campo toscano. Un'altra lettera invece viene spedita da Edolo in Valcamonica, in provincia di Brescia, il giorno 17 di luglio e diretta a Lucca. Reca il bollo di posta civile, appunto di Edolo, e il bollo Firenze C e la dicitura manoscritta volontario toscano altonale. Da notare che questa lettera, pur essendo franca fino al confine, a Lucca fu tassata per 4 soldi, come è sempre avvenuto per tutte le lettere indirizzate a Lucca. Questa lettera è molto interessante in quanto reca, oltre al bollo di posta civile Brescia 26 luglio, anche quello della Regia Posta Militare Sarda. Soldato, questo milite si era aggregato alle truppe di re Carlo Alberto, ma lo scrisse in basso a sinistra dal campo toscano a somma campagna. L'ultima lettera che mostro è questa, in partenza dal Ticino, reca il bollo di posta civile R Ticino e Regia Posta Militare Sarda. Anche in questo caso, il mittente scrisse un milite volontario toscano. Dopo le pesanti sconfitte subite dall'esercito di Carlo Alberto, alla fine di luglio, i toscani, salvo quelli partiti per il Ticino e per il Tonale, insieme ai piemontesi, si ritirarono a Cremona, dove giunsero il giorno 29. E da quella data iniziarono il ritorno in patria via Piacenza, percorrendo le strade e i valichi alpini tosco-emiliani che avevano per scendere per arrivare nelle nostre zone. Molti di questi militi fecero campo a Pontremoli prima di raggiungere le loro case e spedirono diverse lettere, come vediamo in questo caso, da Pontremoli con la data del 17 di agosto, del 27 di agosto, e un'altra sempre spedita da Pontremoli con la data del 25 di settembre. E per finire, due parole sul servizio postale del battaglione universitario. Nel periodo che va dal 22 marzo al 10 aprile, la posta da e per il battaglione fu portata sia
da una staffetta organizzata dall'Università di Pisa, sia con la posta civile. Da quella data in poi l'università prese accordi con un'organizzazione, una dirigenza dei Fratelli Bertolani, che organizzava il recapito delle lettere, dei pacchi e dei gruppi con denaro, sui quali apponeva un proprio bollo che diceva corrispondenza sarda in Pietrasanta, Fratelli Bertolani. Queste lettere sono estremamente rare. Se volete, io termino qui e parlo un'altra volta del servizio sanitario. Dimmi tu, Marco, se devo continuare o No, 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 meno. continua tranquillamente, tanto vai Vai, 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 vai. tranquillamente perché tanto è una cosa abbastanza breve e sei perfettamente in orario. Va bene. Allora, una minuziosa descrizione del servizio qui leggo perché ci sono molte note che da tenere a mente non ci riesco e alcune citazioni del suo testo. Una minuziosa descrizione del servizio sanitario toscano si trova in un libro intitolato Rendiconto generale del servizio sanitario dell'Armata Toscana spedita in Lombardia per la guerra dell'indipendenza, compilato dal professor Ferdinando Zannetti, chirurgo in capo della detta armata. Ferdinando Zannetti era nato a Montevino, in provincia di Arezzo, il 31 marzo 1801. Si spense a Firenze il 3 marzo 1881, quindi 80 anni. Ferdinando Zannetti era professore di clinica chirurgica nella scuola di perfezionamento di Firenze di anatomia presso l'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Partì assieme ai suoi studenti come volontario per recarsi nei campi di Lombardia, come lui li definisce. La mattina del 22 marzo 1848, Zannetti, mentre era schierato con gli altri volontari nel piazzale di Forte San Giovan Battista a Firenze, fu scelto dal capitano Bartolommeo Fortini, comandante del primo battaglione dei volontari fiorentini, a rivestire la carica di chirurgo maggiore del detto battaglione. Cercò in tutti i modi di essere esonerato da tale compito, ma temendo di essere accusato di insubordinazione, dovette suo malgrado accettare. Nonostante rivestisse questo importante incarico, egli volle condividere con gli altri volontari tutti i disagi ai quali essi erano sottoposti, con l'intento di rendersi conto personalmente delle difficoltà che i militi dovevano affrontare, durante le continue estenuanti marce di decine di chilometri ogni giorno, intervallate solamente da brevi periodi, però periodi di riposo in capanne o addirittura all'addiaccio. Dal continuo contatto con i commilitoni, Zannetti si rese subito conto come da questi disagi potessero insorgere malattie e infermità, causate in particolar modo da scarpe inadatte a marce logoranti. Descrive le calzature. Le calzature infatti erano strette verso la punta, con tacco troppo alto, con suolo non grosso abbastanza per resistere all'impressione delle acute irregolarità del terreno. Inoltre, Zannetti constatava la scarsa cura che i liti avevano per i propri piedi. Per alleviare questo disagio, Zannetti fornì subito vari suggerimenti, quali il pediluvio con acqua e aceto, il successivo massaggio con sego, e consigliava di indossare calze a soletta sottile. Una particolare attenzione era riservata anche agli occhi, sottoposti ai raggi del sole e alla polvere che veniva innalzata durante le marce, e consigliava di detergerli anche questi con acqua e aceto. Raccomandava anche di non bere in modo smodato vino e bevande spiritose,
di mangiare lentamente in modo moderato e di evitare di abbeverarsi a fonti di acqua fredda per prevenire disturbi allo stomaco. Nel rendiconto Zanetti descrive anche le varie tappe per giungere a destinazione. Si sofferma in particolare su quella effettuata via Dana. Via Dana è un paese, un grosso paese, un confine tra il Mantovano e il Parmense. Quando venne consegnata la bandiera nazionale, come lui definisce, questa è una citazione che mi preme fare, la bandiera nazionale, la bandiera di Dio, giusto confinatore delle nazioni. Su essa tutti i militi giurarono di difenderla e il giuramento non fallì nei campi di Montanara e Curtatone. Il medico ricorda poi con commozione e trepidazione quando, nonostante non si sentisse all'altezza di rivestire un così importante e gravoso incarico, il 28 aprile fu nominato chirurgo in capo dell'Armata Toscana dal capo di Stato Maggiore Carlo Corradino Chigi. Il nome di Zanetti gli era stato suggerito proprio dal comandante delle truppe toscane Ulisse d'Arco Ferrari. Altro momento importante della sua avventura fu l'invito da parte dello stesso Chigi di redigere un servizio sanitario valido per tutta l'armata. Nel giro di pochi giorni egli lo redasse e fornì un piano particolareggiato di grande efficacia, del quale cerco di riassumere alcuni dei punti essenziali. Innanzitutto, egli scelse come primo ospedale permanente nella linea di marcia quello di Bozzolo, poiché in caso di ritirata vediamo qui le località, Bozzolo. In caso di ritirata delle truppe, potevano facilmente essere alloggiati in questo ospedale. A Bozzolo dovevano anche essere trasportati militi, feriti oppure malati provenienti da altri nosocomi minori e dalle ambulanze, le quali non erano altro che delle specie di ambulatori moderni. In ogni campo era prevista la presenza di personale sanitario composto da un chirurgo in capo e dotato di una carretta comoda per trasportare i malati. Essa doveva essere coperta con una tela cerata e il panno cosparso di fieno, scusate, e il piano cosparso di fieno o di paglia, oppure nel caso fosse disponibile, posato anche un materasso. Inoltre era prevista l'utilizzazione di un furgone di ambulanza dotato di telo e di panche poste sui lati, sulle quali si accomodavano i feriti. Vediamo qui alcuni disegni sempre di Quinto Cenni che illustravano queste vetture, diciamo. La carretta doveva essere dotata di una cassa con materiale adatto anche alle medicazioni più urgenti. A ciascun battaglione era assegnato un mulo o un cavallo per il trasporto di due ceste contenenti il materiale necessario per gli interventi più urgenti. I suggerimenti dello Zanetti riguardavano anche la somministrazione, cito il suo testo, a ciascun milite o civico militare di un'uncia di acqua vitae per mattina, una mezz'oncia almeno di tabacco pure giornalmente, un poco di aceto per lavarsi mattinalmente il viso, gli occhi e le mani. Ben inteso, già questo in piccolissima quantità si unisca a molta acqua. Consigliava poi di dotare i militi di lenzuoli di tela incerata a lunghezza semplice e da larghezza doppia di uomo, i quali sotto le piogge, posti sul terreno fradicio, impedirebbero al milite il contatto di un'intera notte in terreno umidissimo e
e col resto della larghezza coprire, potrebbero, il corpo dalla pioggia, procurando però di tenere quest'ultima porzione distinta dalla persona. Gli stessi lenzuoli, nelle giornate asciutte e afose, sarebbero serviti come tenda per proteggersi dal sole e dalle abbondanti rugiade in luoghi umidi come sono questi del Mantovano. Gli incaricati addetti alla sorveglianza degli ingressi dovevano annotare le generalità dei ricoverati e dei dimessi. Tale procedura ci è stata di notevole aiuto per risalire i nomi dei malati, dei tipi di malattie, delle strutture nelle quali furono curati, delle date di ingresso e di uscita dell'evolversi delle infermità. Basandosi su queste informazioni, si può affermare che il numero dei ricoverati nei vari stati e dei vari ospedali e nelle ambulanze fu superiore a 1.400. Alcuni di loro furono ricoverati per più di una volta per differenti patologie. In ciascun campo era assicurata la presenza di un chirurgo maggiore, al quale era affidato il compito di organizzare lo smistamento nelle varie strutture dei feriti e dei malati, o di assicurare che nulla mancasse anche per le evenienze improvvise. Inoltre era compito di eseguire gli interventi di maggiore urgenza, fra i quali le amputazioni, che nella maggior parte dei casi venivano praticate per scongiurare la cancrena. Oltre ai medici e agli infermieri era prevista la presenza anche costante di un farmacista, il quale aveva il compito di preparare le medicine più appropriate per ogni malato. Le malattie riscontrate con maggiore frequenza furono le febbri di varia natura, le malattie reumatiche, artritiche, dovute più che altro alla vita all'aria aperta in zone particolarmente umide, dolori in genere, le malattie polmonari causate spesso dall'aria poco salubre. Si registrarono anche malattie dermatologiche, gastrointestinali, otorinolaringoiatriche, debolezza e magrezza. Sono segnalate anche malattie cardiache, coliche non ben precisate, ernie, distorsioni, infezioni, infiammazioni oculistiche o ontalgiche, urogenitali, vascolari. Si riscontrarono anche 5 casi di tumore, uno di tetano, 7 di epatite e pure uno di vaiolo. Ovviamente il numero maggiore dei ricoverati, risulta 460, è rappresentato da feriti da armi bianche o da fuoco. Di notevole interesse sono gli elenchi forniti da Zanetti riguardanti i medicinali. Ne cito alcuni: acqua di menta, acqua Santa Maria, etere solforico, farina di semi di lino, laudano liquido, nitrato d'argento in cannelli, olio di ricino, prese di magnesio e di rabarbaro, prese di un'oncia di sale inglese per ciascuna, sale catartico, sale di chinino, sale di Saturno, sangue di drago, senapa, solfato di zinco, spirito di vino canforato. In molte parti del rendiconto si parla di vino e di acquavite. Come ho detto, venivano distribuite giornalmente al mattino o durante le soste un'oncia di acquavite, e veniva distribuita più che altro per evitare che i medici entrassero nelle osterie e bevessero smodatamente. Incaricate delle loro distribuzioni erano le vivandiere, le quali, prima che i mediti si mettessero in marcia, vuotavano un'oncia in un apposito bicchierino che era stato studiato dal chirurgo in capo. Mentre l'attrezzatura chirurgica era abbastanza efficiente e al passo con i tempi, anche perché molti chirurghi si erano portati da casa i propri strumenti,
I medicinali erano piuttosto poveri di incerta efficacia. Vediamo qui i coltelli falcati e semifalcati. Vediamo dei tipi di bisturi, vari tipi di bisturi. Vi erano un'infinità di forbici, punte, diritte, ricurve. Vi erano seghe di tutte le misure, di tutte le portate, ecco, anche perché servivano per le amputazioni. Fare invidia ad un moderno falegname. Inoltre vi erano strumenti adatti per l'estrazione di pallottole, come i tirapalle. A questo proposito è da ricordare che fu lo stesso Zannetti ad estrarre dalla gamba di Garibaldi il proiettile che lo aveva colpito durante lo scontro avvenuto il 29 di agosto del 1862 in Aspromonte. Numerosi feriti della battaglia, oltre che negli ospedali del Mantovano, furono ricoverati anche in altri piccoli ospedali, Via d'Ana, Pomponesco, ospedale di Goito, e anche in quelli di Cremona e di Brescia. I toscani feriti e fatti prigionieri furono ricoverati invece nell'ospedale di Mantova, e che erano ovviamente gestiti dagli austriaci, che li curarono però con grande umanità. Appena ristabiliti, però, furono anch'essi accompagnati nella lontana fortezza di Theresienstadt, l'odierna Terezin, che fu campo di concentramento anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ulteriore dimostrazione dell'attaccamento al proprio dovere fu la richiesta inoltrata da Zanetti al ministro della guerra del Granducato di Toscana, Don Neri dei Principi Corsini, di poter visitare a Mantova i prigionieri feriti in compagnia di chirurghi austriaci, assicurando che non si sarebbe fermato, non si sarebbe intrattenuto con i prigionieri sani. Questa sua istanza era esclusivamente destinata a portare un conforto a quanti si trovavano in precario stato di salute. Ma pur apprezzata, non fu accolta dai governanti toscani poiché temevano che fosse mal interpretata dal comandante austriaco. Senza dubbio, Zanetti è da annoverare fra i grandi personaggi del nostro Risorgimento ed è un esempio di grande generosità e attaccamento ai valori della professione medica e della patria. Prima di concludere, desidererei leggere una breve poesia del professor Giuseppe Montanelli, che assieme ai suoi scolari prese parte alla battaglia durante la quale rimase ferito, fatto prigioniero e portato a Mantova, da dove, appena fu ristabilito, fu inviato nella lontana fortezza di Theresienstadt. Essa dice: Nel mese di maggio, quando fiorisse la rosa e l'usignolo innamorato della rosa canta sulle rive del Mincio, la madre mantovana sparge di fiori la terra di Curtatone Montanara e dice al figlioletto: Qui giovani toscani morivano gridando Viva l'Italia. Grazie per l'attenzione e la pazienza che avete avuto. Grazie Sergio, veramente un'illustrazione veramente molto, molto, molto interessante. Allora, apriamo la discussione e vediamo chi vuole intervenire, chi vuole fare qualche domanda a Sergio oppure vuole fare qualche osservazione. Nel frattempo, se Sergio, se interrompi la condivisione, così riusciamo a tutti i partecipanti si possono vedere. L'ultima cosa che mi sono Sì. Prego. dimenticato. Posso? Sì, prego. Qualche tempo fa il comune di Curtatone Montanara ha realizzato un docufilm
sulla gloriosa sventura che narra la famosa battaglia del 29 maggio. È visibile su YouTube. A chi lo desidera posso fornire l'indirizzo. Grazie. Sì, un docufilm di circa una mezz'ora che è veramente molto interessante anche. Ma chi è che vuole intervenire? Prego. Io lascio campo libero agli altri perché Sergio lo voglio andare a trovare a casa. Adesso dai, per rompere il ghiaccio di Lorenzo devi dire qualcosa, dai. Ma c'è solo da ringraziare Sergio, insomma, è ammirevole, ecco, con tutta la sua dedizione che ha sempre prestato a questi avvenimenti. Ecco, ricordo quando. La prima mostra forse che abbiamo fatto a Mantova è stata quella dell'88. Abbiamo esposto al municipio che è a Montanara, la sede del municipio, almeno allora, penso ancora oggi sia a Montanara. Ecco. E quando sono andato a prendere certi documenti postali da Edoardo Ormais, che allora abitava a Lugolino a Firenze. E da lì sono cominciati, forse c'erano già i contatti con gli amici toscani, cosa c'era? Lanzerini, mi ricordo, chi c'era allora, Sergio? Mais, Pallini, insomma, tanti personaggi che hanno costituito la storia dell'ASPOT. Da lì sono cominciate tante avventure. Spedizioni mantovane in Toscana, soprattutto a Livorno, e dei livornesi a Mantova, ma livornesi e toscani in genere, ecco. Ma la base principale era Livorno, ecco, a me non mi pare, ecco, di ricordare. E lì il rapporto, insomma, si sono rinnovati tutti questi rapporti, ecco, come ci sono stati. Ormai cento e tanti anni fa, ancora oggi ci sono, ecco. Nell'ASPO ci sono tanti mantovani e i mantovani coltivano tante cose dei toscani, ecco, sia anche, non solo postalmente, ecco. Bene, grazie Lorenzo. Ci sono anche una serie di interventi in chat, c'è cioè Ferdinando Morrone che dice relazione molto interessante e approfondita con documenti pregiati, complimenti al relatore. Poi c'è un altro intervento di Clemente Fedele, una narrazione postale garbata e piacevole da seguire, quella di Leali, il tema da lui evocato ha una lunga tradizione alle spalle. Grazie. Sono altri interventi? Nel frattempo in chat interviene Gabriella Pasquali che ci dice: molto interessante, complimenti, grazie, mi interessa moltissimo il docufilm, attendo anche la pubblicazione della registrazione per segnalarlo agli amici dei comitati per la promozione dei valori risorgimentali. E poi ci dice la mail che adesso poi utilizzeremo per mandarle il video. Qualcuno vuole intervenire? Allora, se non ci sono altri interventi, concludiamo qui la serata. Vi ringrazio come sempre della partecipazione. Ricordo che il prossimo appuntamento con i giovedì filatelici di ICPM, CIFO e CIFT è per giovedì prossimo, giovedì 7 marzo, sempre alle 21:15. Relatrice sarà Chetty Borgogno e tratterà il tema Il magico mondo delle varietà. Buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci. Buonasera. Ciao, Buonasera. 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 Grazie. Buonasera. Buonasera.